Buongiorno, sono Anna Crespi. Questo libro si intitola Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali. L'autore è Alessandro Barbero, Edizioni La Terza. Allora, se vogliamo capire qualcosa di più del Medioevo europeo, questo è un libro molto piacevole, spiritoso, ma storicamente valido, scritto da uno specialista di storia medievale ed è basato su sei scritti, scritti dai protagonisti di queste storie. Dunque parliamo di Medioevo, per cui di un periodo che è durato circa 1000 anni, dal V al XV secolo. E generalmente il Medioevo lo si divide in due parti, l'Alto Medioevo che dura fino all'anno 1000 e il Basso Medioevo che va dal 1000 al 1492, cioè alla scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. E durante questo periodo, questo Basso Medioevo, la popolazione europea aumentò molto, grazie alle innovazioni tecnologiche ed agricole che permisero anche al commercio di prosperare, per cui aumentarono i raccolti e aumentava proprio il tenore di vita, per cui ci furono anche più nascite e più bambini. Dal punto di vista dell'organizzazione sociale e politica, i fenomeni tipici del Medioevo furono il feudalesimo, per cui la presenza di re imperatori e poi vari nobili che reggevano il potere per conto di questi re imperatori. Per cui ovunque si diffusero castelli e nacque anche il rango dei cavalieri come difensori della patria. Molto importanti per gli uomini medievali furono le crociate, che iniziarono nel 1095. Furono guerre militari condotte dai cristiani d'Europa contro, per il controllo della Terra Santa che era in mano ai musulmani. In questo periodo si ebbe anche la formazione dei primi stati nazionali europei. La vita intellettuale era segnata dalla scolastica. La scolastica era una filosofia che enfatizzava, insomma, promuoveva l'unione tra la fede e la ragione. In questi anni iniziarono anche a nascere le prime università. La prima in assoluta fu quella di Bologna, seguita poi da quella di Parigi. Ricordiamoci che però nel 1300 ci fu una grande crisi dovuta alla peste che uccise più di un terzo di tutti gli europei, da cui comunque gli abitanti di allora seppero risollevarsi e continuare, insomma, nel progresso. Dunque, le sei storie che vengono raccontate in questo libro si svolgono proprio tra il 1200 e il 1300. Allora, non volevo spaventarvi con questa lezioncina, perché se devo dire una grande qualità di questo libro è proprio la leggerezza, è l'ironia, è la parlata colloquiale dell'autore che ci trascina proprio dentro in questo mondo medievale. Allora, Barbero chiaramente conosce molto bene questo mondo in quanto è un professore universitario di storia medievale e per nostra fortuna è un grande comunicatore, sia con la parola scritta sia con la parola parlata. Ai contenuti di questo libro in realtà potete accedere in vari modi. Allora, prima di tutto diciamo che questo libro raccoglie i testi delle lezioni tenute dal professor Barbero al Festival della Mente di Sarzana nel 2011-2012 e questa è la prima edizione appunto della trascrizione di queste lezioni. L'edizione La Terza, quella attuale digitale del 2023, è la 14ª edizione, seguita dalla prima del 2013. Allora, questo libro lo possiamo anche ascoltare, esiste l'audiolibro ed è scaricabile dalla piattaforma Audible e appunto si chiama Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri e lo trovate con questo nome.
Su YouTube, se voi cercate sempre questo titolo, vi si apriranno vari video appunto delle lezioni di Barbero, dove praticamente ci racconta sempre queste sei storie, in modo mo molto avvincente. Per avere proprio una visione di tutti i podcast di Barbero, dovete andare sul sito barberopodcast.it e lì vi saranno i link di tutte le piattaforme e di tutto il modo di poter appunto ascoltare o vedere queste lezioni. Ve le consiglio perché sono veramente molto piacevoli e molto coinvolgenti. Allora, nel presentarci i sei personaggi protagonisti delle sei storie medievali, Barbera inizia con tre uomini. Abbiamo il cavaliere, il mercante e il frate. Perché dai tre uomini? Perché lui dice proprio, dice, per sapere come vivevano e come pensavano le persone nel Medioevo, dobbiamo rifarci ai loro scritti. Ora, i mercanti e i frati e i cavalieri avevano una figura sociale ben definita, avevano un'occupazione riconosciuta e lasciavano libri. Infatti, vedremo che questi tre personaggi ci hanno lasciato dei libri e dei loro diari, per cui abbiamo delle notizie, diciamo, di prima mano. Però invece, quando pensiamo alle donne, abbiamo un grande problema. Perché? Perché allora le donne erano o la figlia di qualcuno, oppure la moglie o la madre di qualcun altro. Difficilmente avevano un'occupazione, un ruolo ben riconosciuto. E poi soprattutto le donne raramente scrivevano libri, perché generalmente non potevano studiare. Nella maggioranza dei casi erano proprio analfabete totali. Barbera però riesce a trovarci tre donne che hanno conquistato una fama secolare con i loro testi scritti o da loro o dettati ad altre persone. Allora, i nostri sei personaggi, abbiamo detto, sono il cavaliere, il frate, il mercante. Le nostre signore sono invece Christine de Pizan, Santa Caterina da Siena e Giovanna d'Arco. Cominciamo dal frate. Allora, il frate che prendiamo in considerazione è Salimbene de Adam, detto anche Salimbene da Parma, in quanto era nato a Parma, appunto nel 1221. Perché conosciamo così bene la vita di Fra Salimbene? Perché ci ha scritto un diario, la cronaca. In realtà è proprio il diario della sua vita. Ora, Salimbene veniva da una famiglia nobile e molto ricca di Parma. Questa è la piazza del Duomo di Parma con il battistero. La casa di Salimbene si è ritenuto che fosse in questa posizione, al posto di questa casa rossa, per cui proprio nel centro della città e solo i nobili molto ricchi potevano abitare nel centro, nella piazza principale della città. Allora, nostro Salimbene, da giovane, 18enne, 19enne, decide di lasciare la famiglia e di farsi frate francescano, per cui di seguire le orme di San Francesco vivendo in povertà assoluta. Naturalmente la famiglia si cerca di opporsi in tutti i modi e ricorre perfino all'imperatore Federico II e addirittura al Papa, cioè le due massime personalità del secolo. E questo è possibile perché appunto è una famiglia estremamente influente e importante. Anche per il frate Salimbene la scelta di una vita così umile da passare in povertà totale, non è stata semplice. E infatti era comunque un uomo del suo tempo e non dimentica mai comunque di appartenere a un casato di nobili cavalieri. Era istruito ed era molto orgoglioso di appartenere a un'elite di intellettuali. Ad esempio, conosceva tutta la Bibbia a memoria e sapeva dissertare su qualsiasi argomento. Fece parte anche di una delegazione inviata presso il Papa, che allora dimorava ad Avignone. E incontrò più volte Re Luigi IX di Francia. Ora, Salimbene stesso ci scrive che rinunciare alla vita confortevole a cui era abituato è stato molto difficile.
anche se aveva una grandissima fede, chiaramente, per fare questa scelta. E racconta lui stesso che l'andare in giro scalzo a chiedere l'elemosina fu un trauma per lui e a volte se ne vergognava. I valori in cui continuò a credere tutta la vita furono sempre quelli cavallereschi, per cui gli uomini possono anche peccare, ma devono essere cortesi, generosi, ben educati, mentre i maleducati, i rozzi, gli avari, i villani, non li poteva proprio sopportare. Nel diario racconta tutti gli incontri avuti nella vita e i vari aneddoti. E lo fa in modo diretto, senza porsi tanti filtri. Ad esempio, quando va in Francia, in Borgogna, scopre che tutto il territorio della Borgogna è un immenso vigneto e il vino che viene prodotto è buonissimo, specie quello bianco, lo trova dorato, profumato. Ma aggiunge, i francesi esagerano, sono degli ubriaconi, bevono troppo e quando hanno bevuto credono di poter spaccare il mondo. Passiamo al secondo personaggio, il mercante. Mercante in questo caso è Dino Compagni. Dino Compagni è un mercante di Firenze, nato e morto a Firenze nel 1246, morto nel 1324, per cui anche lui molto vecchio per l'epoca, ha lasciato delle cronache, sempre un diario, e trovate anche in lingua inglese. Dino Compagni è un contemporaneo di Dante, era molto ricco, ma non era nobile. E le sue cronache ci mostrano un po' un'altra faccia della società medievale. Allora, brevissima storia. A Firenze il potere della città era stato per tanto tempo in mano alle grandi famiglie nobili, le quali però continuavano a combattersi tra di loro. A un certo punto il popolo, per popolo si intende anche gente ricca come Dino Compagni, ma non nobile, riesce a prendere il potere e a rotazione tutti i cittadini governano. Tutti i cittadini vuol dire tutti quelli che pagavano le tasse, per cui i poverissimi erano comunque esclusi dal potere. Comunque Dino Compagni ha fatto parte di vari governi e gli era piaciuto questo modo di poter fare politica, organizzare le attività della città, perché tutto questo poteva consentire gli affari di quelli che, come lui, appunto, avevano delle imprese, eccetera. Ma i nobili, chiaramente, di Firenze hanno i cavalli, hanno le armi e si riprendono il potere. Però questa esperienza di governo ha lasciato in Dino Compagni un grosso segno. Tant'è vero che in tarda età decide di scriverci questa cronica. La scrive perché dice che nessun altro l'ha scritta. Allora voleva lasciare testimonianza di questo momento di democrazia e di partecipazione al governo della città. Inoltre ci racconta delle imprese finanziarie, essendo un mercante, lui importava e esportava panni di lana con la Francia. E ci lascia proprio queste imprese finanziarie, soprattutto dei grandi banchieri di Firenze, che sappiamo erano i più ricchi d'Europa in quel periodo, e come questa ricchezza potesse influenzare la politica non solo italiana, ma addirittura di tutta Europa. È, insomma, un libro che ci svela il senso pratico del Medioevo, Medioevo fiorentino, ma insomma in genere europeo. Le sue memorie, appunto, la cronica è scritta in italiano perché Dino Compagni sapeva leggere, sapeva scrivere, sapeva far di conto, era chiaramente i conti, i soldi erano il suo lavoro, ma non sapeva farlo in latino perché il latino era riservato ai nobili. Vediamo Santa Caterina da Siena. O Caterina da Siena. Allora, Caterina da Siena, sappiamo, è morta molto giovane. È stata proclamata dalla Chiesa Cattolica dottore della Chiesa, che è un riconoscimento, per il suo valore teologico dei suoi scritti. Per cui stiamo parlando di una persona che ha lasciato una testimonianza proprio di filosofia teologica e anche politica. In realtà
Caterina non sapeva scrivere, non sapeva scrivere perché era la figlia di un artigiano di Siena, né povero né ricco, comunque era destinata, a sposarsi, a avere figli, e lo studio non era assolutamente previsto per le figlie femmine. Ma fin da bambina Caterina è un po' particolare e decide che non si sarebbe sposata, che si sarebbe donata a Dio, eccetera, e soprattutto si convince di sentire la voce di Dio. E inizia a dettare delle lettere destinate ai governanti. Le manda ai vescovi, ai cardinali, al papa, ai governanti, dicendo loro che cosa devono fare sia in campo teologico sia in campo politico. E viene ascoltata. Perché? Perché nel Medioevo si credeva davvero che una persona potesse parlare con Dio. E la voce di Caterina nelle sue lettere era così autorevole che anche il Papa le dà ascolto e si convince a lasciare Avignone per tornare a Roma. In questi scritti Caterina appunto dimostra di avere una grande profondità di pensiero teologico, ricordatevi che non aveva per niente studiato, e una visione, anche una visione politica, molto attenta al suo tempo, ed era capace di esprimersi con molta sicurezza, anzi con forza, senza timore, anche alle figure più importanti del suo tempo, perché era consapevole del proprio valore, perché lei parlava con Dio. E questa dimensione religiosa, noi facciamo un po' fatica proprio a comprendere, ma rende affascinante questa figura al di là di ogni altra nostra convinzione. Adesso passiamo a un'altra donna particolare che è Christine de Pizan. Ora, era una scrittrice, Catherine de Pisan, nata a Venezia, era italiana, nel 1364, ma vediamo che muore in Francia. Ora, suo padre era uno studioso e un professore all'Università di Bologna. Era un uomo di larghe vedute, tant'è vero che istruisce questa figlia così intelligente e che apprende tutto velocemente. Poi Cristina, insieme alla famiglia, si trasferisce in Francia in quanto il padre lavora presso il re di Francia. E Cristina si sposerà e avrà dei figli. E diciamo che fa una vita, fino verso i 30 anni, la vita normale di una ricca signora. A 30 anni circa rimane vedova, del suo marito, amatissimo, ma soprattutto rimane in grossi problemi finanziari. Anche perché era il marito che decideva tutto, sapeva tutto, e lei non sapeva niente di soldi, di finanza. Allora, per mantenere la famiglia, Christine de Pizan inizia a scrivere libri su commissione. Ossia, se una persona desiderava avere un libro, che ne so, che parlasse di Roma, lei si informava, studiava e scriveva un libro proprio su quel soggetto. Ma non si limita a questo. Ricordiamoci che in questo periodo la stampa non era ancora stata inventata e i libri venivano poi trascritti a mano. E Christine de Pizan praticamente impianta una vera e propria impresa, ossia assume degli scrivani che copiano i suoi libri e poi dei miniaturisti, cioè degli artisti, che decorano questi libri con delle immagini, qui ne vedete alcune, oppure con dei disegnini, tutto questo per impreziosire il volume e guadagnare ancora di più. Christine de Pizan assume delle donne per fare anche questo lavoro, cosa che all'epoca non si usava assolutamente. In più marchia i suoi libri, possiamo dire, proprio con un marchio di fabbrica, che è questa signora azzurra. In tutti i suoi libri abbiamo molte delle miniature, delle immagini presenti, questa dama in blu che è proprio lei in persona, come dire, proprio questo libro è mio, l'ho scritto io, l'ho prodotto io, per cui era proprio un'imprenditrice in tutti i sensi. Il libro ne ha scritti tantissimi su moltissimi argomenti. Forse quello per cui è più famoso è questa, La città delle dame, che lo vediamo nella versione francese.
Praticamente, senz'altro, è il primo libro femminista della storia, in quanto in questo libro Christine de Pizan rivendica per le donne un posto di maggior rilievo all'interno della società medievale, della società in generale, in quanto appunto lei stessa si era dovuta far strada con il suo ingegno e la sua cultura. Catherine de Pisana vivrà molto a lungo, pubblicando con successo moltissimi libri. Alla fine, in vecchiaia, si ritira nel monastero di Poissy. Non che si faccia suora, semplicemente erano posti dove le dame si ritiravano per vivere tranquille, molto bene, peraltro, e visse i suoi ultimi anni in tranquillità. Cavaliere. Il cavaliere è in questo caso Jean de Joinville. Allora, qui lo vedete, il suo libro, mentre dona il suo libro al re. Il re era Luigi IX di Francia, detto il Santo. Questo è il libro che appunto è la cronaca della prima crociata e poi di tutta la sua vita, e questa è una riproduzione, vedete, di lui vestito da crociato. Allora, questo era proprio nobile francese, aveva servito il suo re e lo aveva accompagnato nella prima crociata in Terra Santa. Allora, Jean de Joinville è proprio il cavaliere medievale dei romanzi, per cui cresciuto nei valori della cavalleria, dove le cose importanti erano il coraggio in battaglia e l'onore da difendere a costo della vita. Inoltre, bisognava essere eleganti, raffinati e cortesi in presenza delle donne. Ma diversamente dagli altri cavalieri, Jean de Joinville ha scritto un libro. Ha scritto un libro in cui racconta del suo re, appunto Luigi IX di Francia, che in Francia è proprio venerato come santo. Ed ecco che allora ci sono i racconti delle battaglie, appunto in Palestina contro gli infedeli, il rispetto per il coraggio dei nemici, il cameratismo tra soldati. Ma il nostro cavaliere è molto vecchio, ha 90 anni, per cui dopo la crociata ne ha fatta una solo la prima, poi si è rifiutato di andare ancora, perché insomma già tornare vivo da una crociata era difficile, si è fermato lì. Per cui a questa crociata aveva partecipato che era molto giovane. Poi in tutta la gran altra il resto della vita l'ha passata da gran signore. Per cui vediamo che ad esempio nelle vite di questi signori era molto importante la religione. Tutte le mattine iniziava con la messa. Lui credeva ad esempio fermamente di aver assistito a dei miracoli mentre era in navigazione verso la Palestina e addirittura di aver assistito a un'apparizione della Madonna. Ma nel contempo non trascuravano gli affari, diciamo, della vita terrena. E Jean de Joinville, ad esempio, a un certo punto ci descrive esattamente quanto gli rendevano le sue terre del suo feudo e soprattutto quanto gli era costato andare a fare la crociata, perché non solo era andato lui, ma si era portato tutti dei cavalieri. Per cui abbiamo questi 90 anni di vita raccontati da un vero cavaliere medievale che Barbero riesce a restituirci vivo, frizzante, con un ottimo champagne. E poi abbiamo Giovanna d'Arco. Allora, Giovanna d'Arco forse è la figura tra tutte queste che almeno per sentito dire conosciamo tutti. In realtà la sua storia è veramente bizzarra, conoscerla bene. Allora, anche lei, come Caterina da Siena, nasce da una famiglia, anzi, proprio del popolo, figlia di contadini, per cui non sa né leggere né scrivere, niente. Ma anche lei a un certo punto parla con Dio, ma no, si comincia di parlare, anzi, che Dio le parla. E cosa le dice Dio? Dio le dice di prendere il comando dell'esercito francese e di marciare contro l'esercito inglese, liberando così la Francia dall'invasore. E la cosa più incredibile è che scrive queste lettere, cioè fa scrivere le lettere al re, il re di Francia le crede, crede a una ragazza di 17 anni, la veste da cavaliere e le dà il comando dell'esercito. Allora, Giovanna d'Arco non solo impara in pochi giorni a stare a cavallo, che non c'era mai stata, e a portare un'armatura pesantissima, ma va in battaglia, dà degli ordini ai soldati e i soldati le ubbidiscono e vince gli inglesi.
E poi la storia diventa triste perché cade in mano all'esercito inglese. A questo punto gli inglesi vogliono eliminarla, vogliono ucciderla, ma è comunque un comandante dell'esercito avversario, non possono ucciderlo in questo modo. Allora si inventano un processo per eresia, cioè di aver fatto qualcosa che andasse contro i dettami della Chiesa. E non trovando niente di meglio, l'unica cosa per cui riescono a condannarla era del fatto che lei si vestisse da uomo, che era considerata un'eresia, è l'unico capo d'accusa che trovano. Allora, Giovanna d'Arco muore appunto a 19 anni, bruciata viva sul rogo dagli inglesi. Un secolo dopo i francesi le faranno un processo riparatorio, addirittura verrà fatta salva. Allora, cosa ci rimane noi in realtà di Giovanna d'Arco? Ci rimangono i verbali del tribunale, di questi tribunali, di questi processi, prima quello d'accusa e poi quello di riabilitazione. E cosa vediamo in questi verbali? Che Giovanna d'Arco sapeva rispondere perfettamente a giudici, agli avvocati, conosceva le leggi, si esprimeva in un francese perfetto ed era molto autorevole, molto precisa. Insomma, lascia perplesso che una contadina 19enne analfabeta potesse fare tutto questo. Una storia veramente bizzarra, interessante. Ed arriviamo al nostro autore. Allora, il nostro autore è una persona seria in realtà, è Alessandro Barbero. È professore appunto di storia medievale all'Università Orientale del Piemonte. E nel 1996 vince addirittura il premio Strega con un romanzo storico, La bella vita e le guerre altrui di Mr. Pyle, Gentiluomo. Per cui è anche uno scrittore di romanzi storici. Ma la notorietà in realtà la raggiunge proprio con le lezioni di storia. Che sono molto appassionanti e vengono diffuse attraverso tutti i media a disposizione ed incontrano un enorme successo di pubblico. Per cui è una figura che viene molto citata anche su Instagram, su Facebook, insomma, perché è diventato un fenomeno culturale molto importante. Ora, scherzosamente, alcuni suoi fans hanno creato dei giovani ammiratori, insomma, hanno creato un gruppo e si sono proclamati i Valvassori di Barbero. E questi seguaci, diciamo, seguono i lavori del professore e in queste foto lo vediamo, hanno fatto dei fotomontaggi scherzosi e affettuosi nei quali Alessandro Barbero è vestito coi panni di eroi storici. Allora, qui lo vediamo vestito da Carlo Magno, da Luigi XVI, Giuseppe Garibaldi e da Napoleone. Se questa storia vi è piaciuta e volete raccontarmi le vostre impressioni, qui troverete la mia email. Con questo vi saluto, arrivederci, alla prossima volta.